Sottosegretario Rossi, nella indagine che viene presentata oggi, tra le varie regioni europee, la Lombardia risulta prima per quanto riguarda società sportive e seconda per l'impiantistica. A cosa si deve questo risultato secondo lei? Ma guarda, in Lombardia si svolge circa tra il 20 e il 25% dello sport nazionale. Noi come Regione Lombardia crediamo molto nello sport come valore educativo e non solo, e quindi investiamo tantissimo. Sono tanti i bandi, le politiche sportive che portate avanti l'assessore Cambiaghi. Crediamo nei grandi eventi sportivi, le federazioni vogliono organizzare grandi eventi sportivi in Lombardia e tutto questo accresce nella cultura sportiva. Abbiamo una grandissima opportunità da qua al 2026, a febbraio del 2026, che sono i Giochi Olimpici di Milano Cortina 26. Opportunità perché in questi 5 anni e qualche mese parleremo e faremo tanto per lo sport. Dovremo trovare i fondi per gli impianti, quindi miglioreremo, e quindi per me è una grandissima opportunità. Quali sono gli impianti da incrementare, secondo lei, di che tipo? Guarda, per quanto riguarda il dossier c'è solamente uno, un nuovo palazzetto qui a Milano da costruire da zero, che sarà il Palaitalia, dove si giocherà le gare di le partite di hockey. Mentre per la Lombardia penso che siano tanti ancora gli impianti da ristrutturare e riammodernare. Ringrazio Martina per questo convegno, perché credo che sia veramente molto importante. Non so quali sono il 3% delle attività che non si possono fare in Lombardia, magari il diving, non so. Esatto, se rimaniamo qua cercheremo di attrezzarci per il 3% mancante. La settimana dello sport in Europa, in realtà in Lombardia ci facciamo l'anno mondiale dello sport, perché veramente siamo sempre attivi. Praticamente il 25% in quasi tutte le federazioni si svolge qua, lo sport nazionale si svolge qua in Lombardia, e questo grazie a tutti voi, grazie ai volontari nelle società sportive, ai dirigenti, grazie insomma alle amministrazioni, a tutti quanti credono nello sport come noi. La Regione Lombardia investe tantissimo nello sport, dalla Dotte Sport alla scuola, affiancando gli insegnanti di educazione fisica e maestre. Penso al progetto nel sociale nelle scuole che facciamo, che ha fatto Martina insieme alle Fiamme Gialle, che l'anno prossimo andrà avanti con altre forze di polizia. Tantissimi sono i progetti che Martina sta portando avanti, e avere anche un ritorno da voi in questa giornata penso che sia molto importante. Olimpiadi Milano Cortina 26. 26 sembra lontanissimo, in realtà mancano 5 anni e qualche mese. Questo vuol dire dare noi l'opportunità di parlare di sport in questi 5 anni, non soltanto di sport invernali, ma di tutto lo sport in generale. Con Martina, ma anche con gli altri assessori interessati, penso alla montagna, assessorato alla montagna, penso all'assessorato alle infrastrutture, al turismo, alla cultura, insomma, stiamo portando avanti un tavolo di lavoro, perché vorremmo fare in questi 5 anni e qualche mese un piano Marshall per lo sport, per aumentare quello che è la cultura sportiva e non solo qui in Lombardia. Questo vuol dire anche chiedere investimenti per ristrutturare e modernare gli impianti, non soltanto legati agli sport invernali, dicevo. Questo vuol dire portare avanti i progetti che già sta portando avanti Martina nelle scuole o altre cose, potenziali, perché magari adesso alcune misure sono in cofinanziamento e si danno priorità magari a chi fa un finanziamento maggiore, via dicendo. Quindi è molto importante sfruttare l'occasione di Milano Cortina per far fare sport ai nostri giovani e far capire ai meno giovani quanto è importante fare attività fisica, ed è importante il vostro feedback per quello che possiamo fare in questi anni. Grazie mille e buon lavoro.